pronte, altre. Uno, due e tre. Basta, basta! Non si sveglia la gente così. E va bene, scusaci tanto. Forse era meglio che gliela cantavamo in inglese. Voi che dite? Tesoro, i toast si bruciano. Ecco, mi ero distratta. Che hai? Tutto bene? Sì. Dormito male stanotte? Perché? Che ho fatto? Parlavi nel sonno, ti lamentavi, respiravi male, ti agitavi. Che c'è? Hai avuto un incubo? No. Sicura di star bene? Forse hai fatto di nuovo uno di quegli strani sogni. Forse sto cominciando a recuperare la memoria. Sogni e ricordi sono sempre collegati. Potresti tornare da quel terapista da cui eri stata, che dici? Ti aveva fatto una buona impressione. Torniamocene a casa, invece. Mi sento strana. Venire qui a cercare la mia famiglia non è stata per niente una buona idea. Ma ci tenevi così tanto? Voglio partire. Allora? Mi hai sempre detto che non bisogna mai arrendersi, che bisogna andare avanti. Sì, è vero, ma è un po' che siamo qui e non è successo ancora niente. Va bene. Me ne voglio andare. Come vuoi tu. Se vuoi andare, andiamo. Ma dovresti comunque vedere il dottore. Com'è possibile, me lo spieghi? È un mese che avete quel libro e ancora non riuscite ad aprirlo. Cosa vuoi, che lo facciamo saltare in aria? Voglio che lo apriate. Andate a chiederlo a Bauer. Gliel'ho già chiesto, per la cronaca. Dice che si apre con le 7 chiavi, ma non ha la minima idea di dove possono essere queste chiavi. I miei complimenti, bravo! Questo è quanto, mi dispiace. Sbrigati, devi andare subito alla Sisi Corporation e apri quel libro! Sono l'uomo sedia! Avevi rotto la sedia, ricordi? Sì. Cadendo sul pavimento. Sì. E ti ho detto che l'aggiustavo. Sì. Bene, è a posto. Voglio provarla subito. No, la proviamo insieme. Ti siedi su di me e vediamo se va. Va bene, dai. Non è che cadiamo. Ecco qua. Guarda che puoi muoverti, eh. La riparazione è a prova di bomba. Va benissimo. Visto? E se mi baci sarai ancora più comoda. Ah, sì? Non sei caduta? No. Neanche ora. Tempismo perfetto. Rispondo, potrebbe essere uno dei bambini. Sì, vediamo sì. Un po' chi è. Vediamo. Malvina! Ah, sì, Malvina, è vero. Devo risponderle, può essere importante. Magari è successo qualcosa alla bambina. Ti ha chiamato 4 volte ieri e non era mai per lei. Sì, però stavolta può essere importante, ma... Veramente? Se ti dà fastidio, le dico che la richiamo. Non mi dà fastidio, però secondo me dovresti imporle dei limiti. Lo farò, ma adesso ti prego, vorrei rispondere. Va bene. Pronto? Nico, devi venire. Cristobal ha un attacco d'asma e non riusciamo a calmarlo. Era importante. Che è successo? Asma, vieni. No, aspetta, prendo la borsa. Sì, ma sbrighiamoci, presto. Vattene, voglio stare sola. Certo, come no. Non vorrei mica metterti a fare la sostenuta con me. Che ti succede? Dai, su, tanto lo so che poi me lo dici. C'entra Matt? No. Non riguarda Matt, allora vediamo. Ce l'hai con me perché mi sono messa i tuoi stivali? Sì, è per questo. Anche tu metti le mie cose ogni tanto. Ehi. Che c'è? Volevamo farti gli auguri e ci hai quasi sbranato. Sì. Sì. Mi dispiace tanto, è che... Il mio compleanno è un giorno triste per me. Non riesco ad essere felice. È il giorno in cui sono morti i miei genitori. Non lo sapevo. È un po' che volevo dirtelo. Per me, ecco, andare a casa di tuo zio ti fa ripensare troppo al passato. E poi non capisco cosa pensi di trovare lì. Non,
Non lo so cosa cerco. Ma tu hai ragione, però. Non c'è niente da cercare, sono brave persone. Stando con loro ho capito che sono veramente buoni. Ma è così. Quella donna ti ha detto tante bugie, non pensarci più. Sai che faccio? Vado da loro, gli racconto la verità, devono sapere chi sono. Ho di nuovo una famiglia, ma... Tanti auguri, Gitana. Alla tua festa penserò io. Tu dovrai solamente esprimere un desiderio. La verità è che non capisco. Io sento di amare Salvador. Credo, almeno. Supponiamo che io sia innamorata, ok? Allora perché continuo a sognare il suo migliore amico? Non dovrei, insomma. Ecco. Mi scusi, l'orologio mi ha distratto. Come le stavo dicendo, io ho visto quel ragazzo solamente un paio di volte, eppure non so perché, ma non faccio che pensare sempre a lui. È strano. La prima volta che l'ho visto ho provato una sensazione fortissima. Mi è sembrato che mi si spalancasse il cuore. Batteva forte con me. Ecco, come batte quell'orologio appeso là su quel muro. Comunque, mi distrae parecchio quel suono. Bene, allora le stavo raccontando il sogno. La scorsa notte ho sognato che ci baciavamo ed era fantastico, meraviglioso. Lui mi guardava, io lo guardavo, mi stringeva, io lo chiamavo Indy. Ma che razza di nome è? Non so più che persona sono io. Sto qui a fantasticare sul migliore amico del mio ragazzo, non è da me. Mi sento in colpa da morire. Niente da dire, a parte il ticchettio e il suo mi rendono nervosa. La seduta è quasi finita. Tranquilla, c'è ancora tempo, c'è sempre tempo. Allora, parliamo dei desideri repressi e più profondi.
Un'altra volta. Stai calmo ora, tranquillo, ci sono io, sono qui con te, non ti lascio. Fai un bel respiro. Non so come sia potuta succedere una cosa simile. Sono venuta a svegliarlo, era agitato, aveva l'affanno, non riusciva a respirare. Volevo aiutarlo, ma non sapevo come. Non so che cosa pensare, forse Cristobal è angosciato per qualche problema esterno alla sua famiglia. Perché invece non lo lasciamo tranquillo a rilassarsi con suo padre? È un consiglio da medico quello che sì. ti do. Sì. Andiamo, su. Sì, sì, tutte e tre, andiamo. Certo, sì, è chiaro, andiamo. Lasciamoli tranquilli, su, andiamo, andiamo. Dai, vedrai che tra qualche minuto andrà molto meglio. È quasi passato. Ce ne stiamo qui, io e te da soli. Noi e nessun altro, continua a respirare, dai. Mi vuoi dire che è successo? Problemi con una ragazza? Stai meglio? È passato. Per caso, per questo voi psicologi non piacete a nessuno. Cercate sempre di tirare fuori cose strane dalla testa della gente invece di pensare alla vostra. Lo sa che dovrebbe fare? Psicanalizzarsi con lei. Calma, con fare. Calma, glielo garantisco io. Non c'è bisogno di agitarsi così, va bene? Ascoltami, sta tranquilla. Sono tranquillissima, sto ascoltando, no, stammi ok? Bene a sentire. Ascolto. È impossibile sognare cose e persone che non conosciamo affatto. Quindi è chiaro che questo Indy tu lo conosci di certo. Gliel'ho già detto. È amico del mio fidanzato, certo che lo conosco. No, non mi riferivo a questo. Vediamo. Noi stiamo tentando di ricostruire il tuo passato, giusto? È molto probabile che questo Indy di cui parli non sia altro che un indizio da seguire. Eh? Una punta del tuo passato. Non vi siete ancora conosciuti? No. No, sì. No, ci ho parlato al telefono, veramente. Uh-huh. Una volta l'ho visto a una festa, ma lui non ha visto me. Secondo me si tratta di un chiaro indizio. Come dire, di una porta che ti sbloccherà. Sì? No, sentiamo, che cosa dovrei dire a Salvador? Portami a conoscere il tuo amico perché lo sogno tutte le notti. È pazzesco, no, non posso farlo. Non preoccuparti, sei una donna, ti inventerai qualcosa. Anzi, potresti non dire proprio niente a nessuno e andare via da un posto dove non ti senti più a tuo agio. Vediamo un po'. Una volta mi hai detto che avevi una cosa, aspetta. Una scatola, mi sembra di ricordare, no? Sì. Perché me lo... E una volta mi hai anche detto che quella scatola ti guidava. Sì. Bene, allora lasciati guidare. Voglio dire, se non hai ancora trovato quello che eri venuta a cercare, forse per te è arrivato il momento di ripartire. Partire un'altra volta, no? Conosci Alice nel Paese delle Meraviglie? Lewis Carroll, 1865. Proprio lui. Bene, come Alice, anche tu sei rimasta intrappolata in un labirinto. E come esce Alice dalla trappola in cui è finita? Seguendo sempre il coniglio bianco. Questa frase mi rimbomba nella testa come una campana, lo sa? Che cosa significa? Non c'è più tempo. Abbiamo finito per oggi. Ne riparliamo la prossima volta. Il tempo è finito, sempre con questa frase. Ma quanto le piace dirla, vero? Quanto mi fanno lavorare questi inciausti. Cari Dad, sbrigati, su. Come faccio a sbrigarmi? Me lo spieghi? Mi hai dato troppa roba. Vediamo, ecco, questo c'è. Se volete posso darvi una mano io, tanto non sto facendo ecco, niente. Ecco, perfetto, tu penserai alla musica, va bene? Sì, mio capitano, c'è altro? No, è tutto, mi raccomando, fai un bel lavoro. Tutto va bene. Vale, tu ti occuperai delle cose da bere, va bene? Grazie. Cosa? Un po' di entusiasmo, fai finta. Non so fare finta, però ti aiuto. Allora metto anche te nella lista, perfetto. Guardate, ecco, non sono divina. Ecco fatto, sì. Che cosa fate? Sì, ce la prepariamo la festa a Jasmine. Tu questo cibo, ok? Ecco. Che ha detto, cibo o cd? Ci sta preso tutto il cuore. Che hai deciso di continuare a tenermi il muso? Ciao. Mi raccomando i cd, capito? Oh, mamma. Cos'altro manca? Già, gli invitati. Ci penso io. E io penso a Simone. No, no, volevo dire che penso io agli invitati, a dirlo a Simone, Nacho, Tacio e a tutti gli altri. Avete capito, no? Le prove si fanno di là? Sì. Sì. Ah, benissimo. Sì, poi
non sapere che c'è, Rinaldi, non vedi che stiamo provando? Sì, no, cercavo Simone, sapete dov'è per caso? E perché lo stai cercando? Veramente ero venuta qui per dirvi che oggi è il compleanno di Jasmine. No, ma dici sul serio? L'hai dimenticato? Volevo invitarvi alla sua festa, sì. Oh, Simone, che carina! Come mai tanto interesse, Marco? Ma no, che interesse? Che fate, allora glielo dite voi che è stato invitato? Scusa, Rinaldi, hai fatto il tuo invito. Sì, grazie. Stavamo facendo le prove, vorremmo continuare a lavorare. Grazie, vai, per il suo tempo, prego. Mi scusi, grazie. Chiudi la porta, per favore. Continuiamo, su. Ricordare a Jasmine di chiamare Simone perché loro non lo faranno mai. Faranno che? Non chiameranno Simone. Ma scusa, chiamalo tu. Simone? Sì. Che dite di Simone? Non era in sala prove, era per la festa di Jasmine. Lo chiami tu? Sì. Perfetto, una cosa in meno da fare, benissimo. Andiamo, Caridad, su, prendi queste cose. Sì, andiamo. Ti sono caduti dei cappelli. A posto, ce la faccio. Sono confuso, non so che pensare. Mi ha detto che ha paura e io non so il motivo. Sono suo padre e non riesco a capire che gli sta succedendo. Perché è così triste e angosciato? Perché? Non pensare da cosa, ma da chi? I bambini sono come i gatti, hanno mille risorse e sono molto sensibili. Percepiscono più cose degli adulti. Forse Cristobal inconsciamente avverte un pericolo. Sente che qualcuno vicino a suo padre non è così buono come potrebbe sembrare in apparenza. Ma sì, certo, ho capito chi è. Charlie. È di lui che ha paura, Charlie, ne sono sicuro. Ma dai, Nico Malvina parlava di me. La cosa sensata da fare è concentrarci su Cristobal. Ha bisogno dell'aiuto di uno psicologo. Sì, certo, come no. Permesso? Sì. Ciao. Allora, che parlavamo fate? Di rifiuti. Ciao. Resta tu che te ne intendi. Ciao. Ma perché mi tratti così? Si può perché sapere? Sei spazzatura. Bene. Signore, vi dispiace, vorrei che ci lasciaste un attimo da soli. Dobbiamo parlare. Sentiamo che vuoi, parla. Non ho tempo da perdere. Neanch'io, se per questo. Allora? Voglio la tua mano. In questo mese ho imparato a conoscerti e a forza di starti vicino mi sono perdutamente innamorato di te. La tua mano, Nicholas. Che dici? La mano, quella con cui hai toccato il portale il giorno che la tua piccola Cielo ti ha lasciato. Qual è? Questa qui. Che brutti modi. Scusami, gli do solo un'occhiatina. Lasciala così. Bene, adesso girala. Girala. Sei sicura di stare bene? Hai l'aria strana, non so. Tesoro, per favore. Perché mi vedi strana? No, 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 sì, no. Molto sto bene. Anche. Oddio, forse sono solo un po'. No, parlare con lo psicologo di cose personali, insomma, non è facile, fa sempre un certo effetto. E gli hai raccontato di quei sogni che hai fatto ultimamente? Sì. E? Ma niente, mi ha detto di seguire il coniglio bianco. Hai presente la metafora in Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Lei segue il coniglio bianco e così devo fare io. Devo seguire la mia strada, sì, insomma. E devo cogliere i segnali che mi troverò davanti e seguirli. Sta attenta, Cielo, senti. Perché non ti siedi e ti rilassi un po'? Ti vedo agitata. Avanti, siediti un attimo e parliamo. Calmati, va bene? Non ce la faccio ad andare avanti così. È talmente difficile. È come stare sulle sabbie mobili. Vorresti muoverti, ma non riesci a fare niente. Ti senti bloccato. Siamo venuti qui per cercare di scoprire bene, chi sono, bene, non è successo capito, ancora bene, niente. Sì, ti sei stancata di stare qui. Ce ne andiamo anche oggi, se vuoi. Non c'è problema, andiamo per via. Per favore. Partiamo subito. Però dovremmo dire addio a questo posto nel modo giusto. Pensavo che noi due potremmo salutare il nostro nido d'amore. Tu che ne dici? Ok, l'idea non ti piace. Vado a fare i bagagli e partiamo. No! Mi piace l'idea. Andiamo. Sai che ho avuto una grande idea? Troppo bella. Ancora niente. Non riesco a crederci. Non è possibile, è assurdo. Pronto? Allora, che succede lì? I nostri due piccioncini stanno levando le tende. Cosa? Non hanno trovato niente, si saranno stancati. Tu sai che cosa devi fare? È sicura, dobbiamo intervenire e entrare in azione in questo momento. Immediatamente. Quei due non vanno da nessuna parte.
È semplicemente incredibile. Cosa è incredibile? Che hai trovato? Impossibile. Se ti dicessi che cosa ho visto, non mi credesti. Insomma, mai. Vuoi dirmi che cosa hai visto? Moriresti se te lo dicessi, io non voglio, hai capito? Non ci posso credere. Che hai visto? Dimmelo. Rispondimi, voglio sapere. Non posso dirti niente. No, è incredibile. Vieni, voglio vedere ancora. Senti qualcosa qui? Non sento un bel niente. Strana, dimmi che cosa c'è in quella mano. Voglio saperlo, forza. È incredibile. Fantastico. Non stavo dando una pulita a quel mobile, mi è caduta, mi dispiace, non volevo. Sono cose che capitano. Chi sono? Erano. Questo era il fratello di mio marito. E lei sua moglie. Era bellissima. Erano. E che cosa gli è successo? Li hanno uccisi. È passato tanto tempo. 10 anni. Li penso sempre. Quella candela accesa è per loro. Chi è stato a ucciderli? Noi non lo sappiamo. È stato orribile. Avevano anche una bambina, Jasmine. Si chiamava così. L'abbiamo cercata, ma non l'abbiamo trovata. No, per favore, non devi piangere così. Lo so, è una storia molto triste, ma queste cose disgraziatamente capitano. Iris. Sì. Io ti devo parlare. Hai sistemato i CD? E che? Hai preso tutti i CD per la festa di Jasmine? Sì, ma certo, te l'ho detto che l'avrei fatto, no? Di meno di se ti dà mai nessuno. Di venire alla festa, capito? Simone, devo andare ad avvertire Simone. Sì. Ti interessa te, devo andarci io, ma non ma credo non è proprio. Vero che mi interessa. Vuoi che venga alla festa e allora vai a dirglielo tu. Aspetta. Sei proprio un... No, ci no, avevi no, pensato, no. Vero? Vai a sistemarli subito. Ma tu guarda. Melody, hai detto a Simone della festa? Ma ti piace, si vede, Tiago se ne accorgerà. Aspetta un attimo, hai avvisato Simone? Guarda che Jasmine ci tiene, me l'ha detto proprio, diglielo. Sì, gli ho parlato e gliel'ho detto, sta tranquilla. Bene, perfetto, grazie. Vediamo se è vero. Perché? Ma perché piangi così? Non capisco, che hai? Sei incinta per caso? No, io... Qualcuno ti picchia? No, io devo dire... Il pollo! Mar, scusami se ti disturbo. Che faccio con Matt? Lo invito. Non hanno ucciso i miei genitori. Non sono stati loro. Mi hanno detto che mi hanno cercata, ma che non mi hanno mai trovata. Finalmente ho ritrovato la mia famiglia, capisci? Dici davvero? Sono così felice per te, tu non sai quanto. Questo è il più bel regalo che potessero farti. Non sai quanto ero preoccupata per questa follia. Che cosa ha fatto Jasmine? Allora? Ma insomma, vuoi smetterla, papà? Lo sai benissimo che siamo fidanzati, no? No, non mi va di risponderti adesso, chiaro? No, non te lo dico, ti chiamo io. Sì, quando arrivo, ciao. Mio padre sta diventando matto, te lo dico io. È pazzo, è completamente fuori di testa. Un po' come me, no? Vuole che lo chiami, sai? Dice che puoi cominciare a lavorare quando vuoi. Bene. Tu invece? Io che? Non vuoi lavorare, no, eh? Io lavorare? Dovresti. Già lo faccio, mi sembra. Mi occupo di te. Ah, quindi io
sarei il tuo lavoro. È difficilissimo. Non l'avevo capito, sai. Beh, spero che ti pagheranno parecchio. Mi pagano molto bene, ma così tanto che mi sono messo a fare gli straordinari. No, basta. Allora ce ne andiamo. Questa non è più casa nostra ormai. Hai ragione, però voglio fare delle foto prima di andare via. Ah, fantastico, bellissima idea. Dai, dai, scappa. La struttura cellulare della mano di Bauer è stata del tutto modificata. Molto bene. Continua le indagini, fammi un rapporto completo. Voi cominciate ad analizzare questi dati. E tu non perdere d'occhio quella mano. Direi che, visti i rapporti molto stretti che hai ultimamente con Bauer, dovresti essere tu a non perderlo di vista. Che ne dici? Le tue battutine sarcastiche non mi divertono. Non faccio battutine, ma vorrei che tu mi dicessi che cosa senti toccando la sua mano. È molto diverso. Vattene. Bene. Non mi sento in vena oggi. E quando mai sei in vena tu? Continua a fare il tuo lavoro. Sì, signora. Pronto? Dimmi. Bene, perfetto. Procedi allora. E io le ho detto, sei nata a volerti fare i capelli verdi. Se le immagini conciate in quel modo, niente, se li vuole fare basta. Certo, sì, sì, come però no. Non è grave, ha un viso così bello, starà adesso benissimo. Adesso dimmi la verità, basta frottole, che sta succedendo? Pensi che stiamo intendo? Senti, basta, ho avuto una giornataccia, allora? Ma niente, cose da ragazze, non me la sento di più. Cose da ragazze? Ma non mi dire, senti, mio figlio ha appena avuto un attacco d'asma, ora parla. Si è sentito male poco fa ed è quello che succederà a me se non mi dici la verità, quindi siediti. Ma guarda che non è successo niente questo di grave. Questo lo decido io, parla. Sai che hanno ucciso i suoi genitori? Jasmine li sogna spesso ultimamente e una maga le ha detto che è stato suo zio ad ucciderli. Così ha deciso di andare in quella casa. Cosa? E ha scoperto che i suoi zii abitano lì. E? Ha fatto finta di essere la nuova cameriera. Ma non voleva fare niente di male. Veramente, anzi, è riuscita a stare un po' di tempo con i suoi zii. Ha scoperto chi sono, che sono fantastici. Ma che bella notizia, la verità è che siete pazze. Ecco cosa siete. Hai ragione, forse è vero. Ma ormai è andata così. Vai piano. Ti va di giocare a mosca cieca? Non mi va di giocare. E ti pareva, allora vado a giocare da solo. Chris, va tutto bene? No, non va bene per niente. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Ya no espero un te quiero, pero sí un perdón sincero, y tu indulto es mi ley. No tengo en mi trono reina, ni nadie que me comprenda, pero puedo ser. Sei
la mia guida, secondo il mio psicologo. E io che cosa sarei? Tu sei il mio salvatore. No, non vale, quello è il mio nome. È vero. Almeno tu puoi dire di averlo un nome. Sei proprio sicura di voler andare via? Potremmo restare un altro paio di giorni e vedere se succede qualcosa, che ne dici? Amore. Dimmi. Io devo seguire il coniglio bianco. Andiamo. Non voglio perdere il traghetto. Andiamo. Che volete? Che abbiamo fatto? Chi sono? Tranquillo, sta tranquillo. Va tutto bene, vero? Chi sono? Tutto bene? Dove vai? Qualcosa non va? No. Che c'è dentro quella scatola? Solo spazzatura. Cose che ho trovato e devo buttare. Senti, Iris mi ha raccontato che ci sono stati dei problemi ai Pianto. Posso darti una mano in qualche modo? No. No, sono problemi personali. Salve, buongiorno. Scusi il disturbo. Come stai? Tutto bene qui? Ci sono stati problemi? Come va? Mi presento, sono dell'agenzia delle pulizie. Sono venuto a prenderla. No, stia tranquilla, è stato uno sbaglio. La ragazza doveva lavorare in un'altra casa. Non questa, ma gliene manderò un'altra. Ma noi ci troviamo benissimo con lei. La lasci qui e ne mandi un'altra a quella famiglia. La capisco, è davvero molto brava, lo so. Competente, affidabile, ma non si preoccupi. Gliene mando una nuova, le lascio il mio numero. No, non ce l'ho, la richiamo io dall'agenzia, va bene? No, guardi, la richiamo io. Noi vogliamo che la ragazza torni a lavorare a casa nostra. Lei non può stare qui, deve lavorare da un'altra parte. È colpa mia, mi dispiace, le farò sapere. Non capisco, deve esserci un errore. Voglio vedere subito i documenti della signorina. Gliel'ho detto, non gli hai i documenti. Qualcuno mi spiega che sta succedendo. È stata fatta una denuncia. Sembra che la signorina sia un'immigrata clandestina. No, la prego, posso spiegarle? Ferma. Andiamo alla centrale. Aspetta, tesoro, sta tranquilla. Venga con noi. No. Andiamo. Amore! Li abbiamo denunciati. Li stanno portando via. Guai, sempre sì, guai. Lo non so, sapete fare altro qui dentro. Mi dispiace, ti dispiace. No? Dite sempre così e poi fate come vi pare. Proprio non ti capisco. Non hai più fiducia in me. Ma come puoi dire una cosa simile? Certo che mi fido di te. Non volevo metterti in mezzo ai miei problemi. Lo stesso. Scusami tanto. Grazie. No, grazie un bel niente. Nessun grazie. Non fate che crearmi problemi. Non capisco, ma che credevi di fare? È tutto finito. So che i miei zii non hanno fatto nulla di male. È stata quella zingara quello che ha detto. Non mi dire più bugie. Prenditi le tue responsabilità. Lo sai qual è la verità? Che mi dispiace davvero fare questi discorsi proprio il giorno del tuo compleanno. Vorrei chiuderla qui perché oggi è la tua festa e quindi buon compleanno. Ecco. Posso dirtelo, grazie o ti arrabbi un'altra volta? Che c'è nella scatola? Che hai preso in quella casa che non dovevi prendere? No, è roba mia, è mia, non ho rubato niente. Era qui che tenevo le mie cose quando ero bambina. Vieni. No, a me non piace fare queste cose. E dai, guarda. La tua bambola. Era mia. Su. E questo? Era di mia madre. Che cos'hai? No, è che... questa videocamera me l'hanno regalata i miei genitori il giorno del mio compleanno. Ed era accesa quando... sono stati uccisi. Forse è meglio se... Ehi. Ho capito. Non è facile, lo so. Allora, dimmi, te la senti di vedere il filmato?
Non lo so. Forse non sarò mai preparata, ma io... io voglio vederlo. A te va di vederlo con me. Non è affatto vero che ti ho abbandonato. Questa persona ti sta dando davvero una mano. Speriamo. Sì. Tesoro, è ora di riattaccare. Il telefono costa, non te l'hanno mai detto? Va bene, sì. Bambini, ci basta sentiamo. Correre. Aleli, giù dal tavolo. Mamma, vieni giù. L'ha scoppiato! Succede? Ma che hai fatto? L'hai rotto? Ti avevo detto di starci attento. Basta! L'hai chiamato? Sì, Simone? Sì, l'ho chiamato, sì. Ma davvero, per grazie. Basta! Basta adesso! Che hai lì? Che... dammelo subito, dammelo, hai capito? No, 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 no! Basta, vi prego, no! No, piantatela! Dai, smettetela con questa roba! Uffa, stiamo giocando! Tu e Chris siete noi. Basta così dietro. Per oggi. Prepariamoci, ecco, e andiamo tutti a basta! Parco. Basta! Finitela! Che cos'hai, tesoro? È triste, ma non vuole parlare con nessuno. Bene. Fammi chiamare Simone, devo avvertirlo subito della festa. Ecco qui. Pronto? Ciao, che fai? Sto correndo, che vuoi? Che cosa voglio? Volevo dirti che oggi c'è la festa di Jasmine. Sì, lo so, me lo hanno detto Tefi, Melody, Nacho e Tiago. Bene, bene, allora perfetto, benissimo. E verrai, non è vero? Non lo so se posso. Ma è peccato perché Jasmine ci teneva tanto a vederti. Cerca di venire se riesci. Sì, ci proverò. Cerco di venire. Devo riattaccare, sto correndo. Continua, continua, ci mancherebbe. Ma chi gli ha telefonato a fare? Dio mio, che no. Stavo cominciando a volergli bene, ad affezionarmi, a sentirlo parte della mia famiglia. Lo odio dal profondo del cuore, è una persona mostruosa. Jasmine. Sì. Apri la lettera di tua madre. Devi leggerla. No, non posso. Mia madre voleva che la leggessi a 18 anni. Faremo finta che tu hai 18 anni. Devi sapere cosa c'è scritto lì dentro. Apri la lettera. Compleanno, figlia mia. Sei diventata una donna ormai. Questo è il mio regalo per te. Un foglio pieno di parole e una ruota. Non avrai bisogno di nient'altro. Mia madre mi disse le stesse cose tanto tempo fa. E se non potrò essere al tuo fianco oggi, spero tu potrai leggere queste mie parole.
Vai a metterla in cucina, va bene? Sì. Aspetta, aspetta un attimo. Come sto? Fuori di testa come al solito e con la storia del compleanno direi anche peggio. No? Veramente intendevo dire di aspetto. Come mi trovi? Mi sono truccata bene, benissimo, secondo te? Sì, sì. Perfetto. Sei da Dio. E io? Sei divina, stai benissimo anche tu. Vado io? No. Vado io. Eccoci qua. No, siete voi. La festa è nell'aula grande. Che hai? Sei nervosa? Tutto Senti, bene? Senti, dov'è la festeggiata che compie gli anni? Non lo so, cerco. Oh. Ciao, Nacho. Ti piace la mia... Un po' troppa panna per me. Era meglio il cioccolato. Buona però, sì. No, vado io. Vado io. Ciao, Simon. Come stai? Lo sai, avevo cominciato a pensare che non venissi più. Vieni, entra. Mar, lei è Anna, la mia ragazza. Ciao. Ti presento i miei amici. Ciao. Ciao. È un piacere. Come stai? Tutto bene? La vita è come una ruota, non dimenticarlo mai. Le cose nascono per poi morire. E ciò che muore, muore per poi rinascere. La vita è andare e venire. E quello che facciamo lo paghiamo, sempre. E ricorda, figlia mia, è meglio morire con onore che vivere una vita senza. È così. Assapora ogni momento, anche i più brutti. Sono necessari, perché hanno sempre da insegnarti qualcosa. Godi delle piccole cose della vita. Di un abbraccio. Di una parola buona. Del sorriso di un amico. Ruota, ricordalo. Impara a girare con lei. E scoprirai come essere davvero felice. Sii felice, è tutto ciò che voglio, amore mio. Andrà tutto bene. Salve. Buonasera. Buonasera. Salve. Sono Washington Donati, ufficio immigrazione. Come va? Ecco, non capisco perché ci trattenete. Vi abbiamo detto tutto. La mia ragazza ha perso la memoria, lo sanno? Sì, so tutto. Mi hanno detto tutto. Voi resterete qui. Bene, in realtà è la signorina a non potersene andare. È un'immigrata entrata illegalmente e senza documenti per giunta. Vediamo. Vediamo. Lei non ricorda assolutamente nulla del suo passato. Siamo venuti qui perché abbiamo le prove che è uruguaiana e lei pensa che la sua famiglia sia in questa città. Vogliamo solo tornare in Argentina e quando avremo i documenti torneremo e le dimostreremo che è davvero uruguaiana. Ma lei deve lasciarci andare, la prego. Sono desolato. Lei è un regolare cittadino uruguaiano. Può lasciare il paese quando vuole e portarci poi i documenti, sempre che ce ne siano. Nel frattempo la signorina resterà un po' di tempo qui con noi. No, non se ne parla, è fuori discussione. Lei qui non resta. Questa è la legge, signore. Ci sarebbe una soluzione che consentirebbe alla signorina di lasciare il paese senza problemi. Però bisognerebbe prima provare che si tratta effettivamente di una cittadina uruguaiana. Vediamo.
Allora, io sono uruguaiano. Cittadino uruguaiano. Sì. Se per caso lei fosse... Se risultasse che lei è mia moglie, lei diventerebbe una cittadina uruguaiana, no? No. No. Però ci sarebbero i presupposti tecnici per sollecitare un'eventuale compilazione dei suoi documenti. A cos'è che stai pensando? Che andrebbe di diventare mia moglie. L'appuntamento con i telefilm di Boeing finisce qui.